Ben ritrovati amici telespettatori per una nuova puntata di Opportunity, la rubrica di 99 TV su bandi, corsi, concorsi e opportunità occupazionali offerte dal nostro territorio. A Foggia, per il cortometraggio Ieri e Domani, diretto da Lorenzo Sepalone, si cercano fotografo di scena, videomaker per backstage, data manager e assistenti di produzione. Gli interessati possono contattare la produzione all'indirizzo movimentoarteluna@gmail.com, inviando il proprio curriculum e links dei propri lavori. I candidati devono essere residenti nella provincia di Foggia e al film prodotto dal Movimento Arte Luna in collaborazione con Alfa Produzioni e con il sostegno dell'assessorato alla cultura del comune di Foggia parteciperanno noti professionisti del cinema italiano. Le riprese avranno luogo prossimamente a Foggia. E sempre a Foggia si ricerca con urgenza una badante disposta anche a trasferirsi per una coppia agli anziani. Si offre vitto e alloggio con stipendio a norma, contratto e ingaggio regolare. Si preferisce non fumatrice e che parli bene italiano e si richiedono cure mediche e pulizia della casa. Chi fosse interessato può chiamare il numero 345 415 0915 nelle ore d'ufficio. L'Università degli Studi del Molise ha indetto la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore universitario di seconda fascia presso il Dipartimento Giuridico per il settore concorsuale diritto tributario. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 28 gennaio 2016 e il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili all'indirizzo telematico www.unimol.it. Sul sito del Servizio Civile Nazionale sono pubblicati i bandi per la selezione di 585 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Puglia nel piano di attuazione di Garanzia Giovani. Per poter partecipare ai progetti, i giovani in età tra i 18 e i 28 anni devono essere iscritti al programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ed aver sottoscritto il patto di servizio con il Centro per l'Impiego e Servizio Competente. Il termine per la presentazione delle domande è l'8 febbraio 2016 e possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nei bandi. Il bando è consultabile all'indirizzo www.serviziocivile.gov.it. L'azienda sanitaria regionale del Molise ha emanato un avviso pubblico per infermieri da impiegare a tempo nell'attuazione del progetto Sanità Penitenziaria e Territorio, che prevede contratti a tempo determinato presso le case circondariali del Molise. Si ricercano 9 figure e la durata degli incarichi sarà di 8 mesi, con compenso orario lordo di 17,24 euro. I requisiti richiesti sono il possesso della laurea in scienze infermieristiche o diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti, iscrizione all'albo professionale, riconosciuta esperienza in ambito carcerario. Il bando può essere reperito sul sito www.asrem.org e la scadenza per l'invio delle domande è fissata al 15 gennaio 2016. Il comune di Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia, ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% di un posto di responsabile settore economico-finanziario categoria D1. Per partecipare occorre essere in possesso del diploma di laurea in economia e commercio.
Il bando, con le modalità di partecipazione, l'elenco completo dei requisiti e il facsimile della domanda di partecipazione, sono reperibili all'indirizzo internet www.comune.castelluccio-valmaggiore.foggia.it. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 28 gennaio 2016. La nomina si intende fatta in via di esperimento per 6 mesi ed assume carattere definitivo al termine di tale periodo di prova, qualora non intervenga provvedimento di risoluzione. Per oggi è tutto. Vi ringraziamo per il gentile ascolto e vi diamo appuntamento a una nuova puntata di Opportunity.